questa cerimonia è stata una cerimonia eccezionale perché c'era il magnifico rettore Rucce, al quale volevamo presentare il CUS nel migliore dei modi, e poi c'era il presidente del CONI Malagò, che è la massima autorità sportiva italiana. La presenza di questi personaggi ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione, che i risultati che otteniamo sono importanti, non solo per lo sport italiano, ma anche per lo sport universitario che si svolge in tutti gli Atenei d'Italia. E quindi è stata un'occasione veramente imperdibile per mettere in evidenza tutti i nostri aspetti migliori. Oggi credo che sia emerso un particolare non trascurabile, quello dell'entusiasmo nel praticare lo sport ricreativo, soprattutto quello che si svolge all'interno dei collegi e nel torneo intercollegiale, dove a Pavia ci sono tradizioni molto importanti che vengono confermate di anno in anno. Lo sport in Italia dal dopoguerra oggi si è sempre, diciamo, fondato e costruito, io dico sempre, su tre gambe di un tavolo, anche se sembra paradossale che sono tre, non due o quattro, e sono ovviamente i volontari, le società sportive e il territorio. Questo mix ha determinato grande storia di successo, soprattutto a livello, diciamo, qualcuno può chiamarlo inelegantemente periferia, è invece quello che poi ha creato la storia, diciamo, di alcune associazioni sportive che col puro spirito dilettantistico, no profit, hanno rappresentato probabilmente le pagine più belle dello sport del paese. Di fronte a questi due importanti personaggi ho voluto sottolineare il ruolo dei volontari che sostengono lo sport italiano di base, e in modo particolare ho voluto evidenziare la difficoltà nella quale si trovano i volontari a svolgere la loro attività, perché le responsabilità che un volontario dirigente di una SD si deve assumere per far funzionare una società sportiva sono sempre più gravose e in alcuni casi veramente intollerabili. E quindi auspico che ci siano dei provvedimenti nel futuro per fare in modo che il volontariato continui ad esistere, che non sia un fenomeno in via di estinzione, altrimenti bisognerebbe immaginare un'organizzazione diversa dello sport italiano. Tra tre giorni parto per Sochi, devo pensare che c'è una squadra italiana che concorre a prendere le medaglie per il nostro paese in una competizione complicata come le Olimpiadi. Di contro ci abbiamo gli enti di promozione che devono sostenere tutta l'attività di base per promuovere l'attività sportiva. In mezzo ci sono tutte le realtà, le federazioni di discipline sportive associate, del territorio, e in particolare quando parlo degli enti di promozione penso a, diciamo, quel mondo molto specifico legato alle attività sportive dei centri universitari, che oggi sono sempre di più una realtà, un'eccellenza laddove esistono nel nostro paese, e che invece dovrebbero diffondersi molto di più, perché ad esempio nei paesi anglosassoni costituiscono assolutamente, diciamo, la spina dorsale, diciamo, l'architrave su cui si fonda tutto, diciamo, il sistema sportivo. Io sono un fautore di questo, perché in ogni caso parliamo di attività sportive che possono anche essere di buon livello, e ci sono anche atleti che si sono laureati e hanno fatto risultati, diciamo, di prima categoria. Di contro è un nostro impegno valorizzare questo, perché credo che sia un bellissimo spot, un biglietto da visita del mondo sportivo. Quindi oggi il mondo dello sport universitario credo che abbia fatto bella figura di fronte al presidente del CONI, ma anche di fronte al nuovo rettore, professor Rucci.